E bentornate sul canale. Allora, oggi sarà un video haul. Dai, bentornato anche a me, scusa. No, ho qua un tronco. Ho qui un tronco che mi è tanto che non ci sono sul canale. È a vero, dire dei vlog, cioè, sì, un mi sacco sento di... un po' così, un po' timido. Ma se abbiamo fatto i 40 giorni da neogenitori. Ah già, neanche... un mese fa. Cosa stai dicendo? Mi è sembrato un'eternità. Comunque, siccome vi è piaciuto l'ultimo video del haul, della haul Primark, abbiamo deciso di rifare la haul. Non è la haul. La haul di Primark. E allora abbiamo deciso di rifarla. Siccome noi... le persone normali vanno da Primark e spendono 15, 20 euro. Ormai quando andiamo da Primark praticamente sembriamo una mandria di bufali con questa cesta nella quale volano dentro tutte le cose. Sì, è vero, sembrano degli scappati di casa. Ah, amore, questo, amore, tocca dentro. Sì, proprio. Ci piace molto Primark. Pensate che lui lo odiava, ve lo dico in tutti i video di Primark. Lo odiavo perché siamo andati a Vienna e mi ha portato da Primark. Vabbè, iniziamo subito questa haul. Meglio che non raccontare. Troverete, vedrete un sacco di cose per bambini. No, solo, dai. Per la casa. Qualcosina per me, tu per te non hai comprato niente, no? Niente, zero? No, mi sa di no, forse no. Che comunque, tristezza. Iniziamo subito. Allora, iniziamo da Ricky, che sì. Abbiamo trovato queste le ha trovate lui. Bellissime. Queste scarpe stupende. Primark, devo dire che di Toy Story ha la capacità, loro avevano già iniziato a mettere i prodotti di Toy Story prima che uscisse al cinema il 4. Si chiama marketing. Ma sono bravi, tante altre catene non ce l'hanno. Cioè, infatti adesso c'era quello del leone, quello lì del Re Leone. Il Re Leone? Il Re Leone, che esce a fine agosto. E chi lo porta il bambino? Lo porterò io. Ma non comunque, si piange alla fine. C'è questo, comunque, sì. Queste scarpine bellissime di Toys. E le abbiamo pagate non Toy Story comunque Toy Story, e, sì, Toy Story. Pagate 15 euro. Abbiamo preso un 33-34. Allora qui abbiamo... cioè, non puoi non prendergliele. C'è la faccia di Buzz Lightyear che sembra tutto fuori che Buzz Lightyear. Ma sono belle, sono molto carine. Ecco, noi di solito le scarpe non le compriamo mai da Primark perché, insomma, non è che siano proprio in massimo del... però queste non si potevano... Del cammino, ecco. Com'è che il cammino è così? Il cammino. È il simbolo internazionale. Poi, sempre cammino. Di Toy Story abbiamo preso queste. Bellissime queste. Queste sono le lucine che io avvolgo al suo lettino e queste le ho pagate 3,50 euro. Utilissime, ragazzi. Beh, sì. Sì? Sì, sono utili. Sì, perché? Sono utili. Beh, tu fai. E poi, ragazze, bellissimo, questi coperchi per gli spazzolini. Mai più spazzolini sporchi o con i batteri sopra, con questi coperchi per gli spazzolini da 1 euro, ragazze, 1 euro. Imbarazzante. Sembravo Mastrota. Vai, puoi far vedere anche questo costumino bellissimo. E poi, ragazze, questo costumino bellissimo per me, vedete? Guarda, potresti farlo vedere così, guarda. Così. Come? Perfetto. Così mi copri così, amore. Così non mi vedono. Credo che non sia bella come cosa non farmi vedere. Cioè, noto... no, comunque questo bellissimo... Questo è carino, vero? L'abbiamo bello pagato, l'abbiamo rubato, l'abbiamo strappato per non far suonare. No, non so, tipo 3 euro, 4 euro, 3, una cosa del genere. 3, però è molto carina, vero, la fantasia? Mi piace un sacco. Bah. È molto carina. E si abbina benissimo, ragazze, benissimo. Ma questo guardate. È per Sebastian, comunque. Come per Sebastian? Per Sebastian. È già così grosso, amore. Sì, è per Sebastian. Ragazze, è gigante quel bambino. Questa è per Sebastian. Guardate che carina con tutte le palmine. Questa l'ho pagata alla bellezza di 1,80 euro. Le t-shirt mi piacciono un sacco da Primark. E questa è per Ricky. No, questa è per Sebastian. Questa è per Sebastian. Ragazze, però guardate già quanto è grossa. Questa è? Sì, questa 6, è 6-9 mesi, ma tra poco li sta, ecco, tra poco li sta. Tra l'altro io, ragazze, ve lo dico, se vedete che faccio un su e giù, è perché sono seduto su uno sgabello che sta cedendo sotto il mio agile peso. E quindi ogni tanto mi sento sprofondare e vedi, io che sono così, e poi piano ma piano... è vero? Sì, giuro, amore. Sento proprio il... sento proprio la plastica che mi cede sotto. Niente, ragazzi, un disastro. Ma te lo giuro, amore. Giuro. Ma lo spacchi! Non è che lo spacco, amore, mi faccio male io se si rompe. Vabbè. Comunque, questa è una salopette bellissima, vedete, con tutte queste macchinine, è veramente fatta bene, ho controllato ed è 100% cotone, infatti eravamo lì che controllavamo. Sì, su ogni cosa. Pagata 14 euro. Questa però sono due pezzi, magliettina ed è 100% cotone. Poi questa, ragazzi, il colpo di genio,
Che cos'è questa? Questa è la spugna per lavarsi. Questa è quella che non c'era in Pac-Man. Non ti lavi. Però io... Tu ti lavi con la spugna? Ma secondo me... E non mi lavavo da tanto con la spugna. Ah, pensavo non mi lavavo da tanto, punto. E quindi ho voluto comprarla, questa fragolina, bellissima, molto bella. E guarda cosa tiro fuori adesso. Guarda, queste non sapevi che le avevo prese. No! No! Perché tu metti tutto dentro, alla fine mi dici 140 euro da Primark e mi fai pesare sulle mie robe. Ragazzi, l'unica cosa che ho aggiunto a sua insaputa, 3,50 euro di calze 3,50 euro dei Pokémon. Pensa che tre paia di calzini di Pokémon, pensate che io li compravo da AliExpress perché non li trovavo da altre parti, ma li facevano pagare 3,50 euro un paio, quindi non è che mi conveniva. Ma questa l'hai messa tu. Questa non l'ho comprata io, Questa non l'ho comprata io. Ma che cos'è sta cosa? Non lo so. No, questa, ma sono serio, ragazzi, voi pensate 5 euro. 5 euro super scontato. Io non l'ho comprata questa. Ma anche perché ha 12-18 mesi? Ma questa è per Riccardo, questa è per te tra poco. No, ma veramente, ma è gigante. Non è che è un'altra famiglia, un altro figlio. 12-18 mesi, comunque, ho preso questo due pezzi, io non me lo ricordo, sinceramente. Magliettina così in cotone e salopettina. Su, che c'è il nuovo pezzo. Ah, sì, aspettate, la mia spugnetta l'ho pagata, che magari lo volete andare a prendere. Sì. Guarda, ci sono proprio trucchine che hanno messo in pausa per andare a truccare, sì, a truccare, a comprarsi la fragolina. Il mio pigiama nuovo! Che si confonde col nostro sfondo. È bellissimo! Bello, però, dai, guardate che bello. Di Lilli e il vagabondo, no? Di chi è che? Non lo so, Ti come tigro e tutti gli amici di Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, guardate che bellino che è. Poi sotto c'hai Pantacollant, così, vedete questo bel pigiamino. Sono tutto... Pantacollant, sì, questi? Sì, sono Pantacollant, guarda. Bello, spacca. Bello, mi piace. Tiralo fuori. Spacca. Guardate che bellini che sono. E tra l'altro con c'era tutti anche Winnie the Pooh. Guarda, attendino. Io sono questo Winnie the Pooh. Perché questo sei quello? Qua, che fa vedere la panza. Questo qui gigante, una pazza gigante. E poi ragazzi, l'acquisto migliore di tutti. Ah. Le pile, le batterie di Primark. Questa ventata di noiosità. Amore, cioè, solo con questi due, io fossi andato io avrei preso solo questi due. E le 13 euro l'ho pagato. Beh, e ho preso, bellissimo questo. E l'ho preso che ha una taglia, scusate che ve lo dico. Poi ve lo farò vedere come mi sta benissimo in un vlog. Ho preso una S, ma sono belli larghi, avete visto? Un hall di pigiami. La maglietta come bella gigante. Poi. Un hall di pigiami. Bellissimo, allora, stupendo. No, dovete sapere ragazzi che c'era questo e un altro con i fiori, sì, che penso che persino Candy si sarebbe rifiutata di dormire. Sì, questo è bellissimo. E questo ho controllato, questo è un copriletto. Sì. Ed è 100% cotone. Sapete che nell'ultimo haul avevo controllato e c'era tipo 80% poliestere, plastica praticamente. E quanto costa? Diccelo che ci interessa. Sti cazzi, 5 euro ho pagato sto roba, non l'avevo visto. Com'è 35 euro, amore? No. Per un robo rosa. Non l'ho visto. Ecco, costa un po' tanto per essere un copriletto di Primark. Mi prende tutte le cose rosa, anche la polo. Però è bellissimo, sembra veramente poi, bello. Poi è colpa mia se arriviamo a 141 euro da Primark. Bellissimo. Beh, io avevo visto solo la fantasia, questo è... Ma ecco perché mangia pochissima roba, amore, sì, è tutto questo. Poi, io qua ho un vestito che avevo preso. Ah, vai di vestito. Questo in verità non è un vestito, ma è un copricostume che ho preso quando andremo a settembre a... Ibiza! Sì! Perché non siamo andati in vacanza, perché non avevamo i documenti di Sebastian, sì, e quindi adesso... Proprio oggi è arrivato il passaporto. Sì, il passaporto con questa foto tutta piccolina, bello. E ho preso questo costume qua per coprire la trippa. E è bello però perché fai delle descrizioni. È molto realistiche. È molto realistiche perché. No, dico. In che senso? No, dico, sai che. Sapete, ragazze, che mentre lo dicevo vedevo già la scure, proprio la tagliola che mi tagliava la testa. Comunque è lungo e. Ragazze, non è fosforescente, ve lo giuro. Cioè, è un effetto. Vedete, e ha degli spacchi laterali, è un po' trasparentino, vedete? Così. Ma l'hai provato, amore, questo? No, non l'ho provato. No, secondo me ti sta da Dio, proprio. Sì. Stai prendendo per il culo. Ma sono serio? No, perché dovete sapere, chi la segue su Instagram lo saprà, che ieri abbiamo visto dov'è che eravamo? Al Corte Inglese.
C'era una specie di gonna lunga dell'Adidas. Qua si sta spaccando tutto, amore. No, mi stai spaccando il soggiorno di Ricky. C'era una gonna lunga dell'Adidas rosa, bellissima. Bellissima, sì. Vestito. Ah, sì, sì, ma mi stava una l'ha schifazza. Messo bruttissimo. Ma amore, cioè voglio dire. Sì, devo dire che mi è. Cioè, anche il diamante più prezioso se gli metti l'anello intorno brutto. È brutto, diventa brutto. Comunque, questo copricostume è molto carino, molto chic. Tutta la schiena nuda dove io prima ho messo dentro. Ma staresti bene con il velo, amore. Mettetelo tu, amore. No, l'ho sporcato di fondotinta. Vabbè, tanto niente, lo devo lavare. E questo l'ho comprato scontato da 15 euro. 15 euro non l'avrei comprato, secondo me. E 35, sì. A 7 euro l'ho comprato ed è molto carino. Poi quando lo indosserò sul mare delle Baleari, lo farò. Mamma mia, Canarie contro Baleari. E poi ragazze, ah sì, tu sei quello dei copri piumoni. Questo era scontato, me lo ricordo. Ed è sempre 100% cotone, grigio, tutto bello grigiato. E ha un. Sembra morbido. Questo qua è più morbido, ha 35 cucuzze. E questo qua costava 25, l'abbiamo pagato solo 15 euro. Questo qua. Solo 15 euro. È un po' stranino, perché ha tipo. Ma è tutto grigio. Sì, è tutto grigio, un po' noiosetto, vedete? Perché l'abbiamo preso? Un po' noiosetto. Ma... Perché l'ho scontato? Un copripiumino. Anche perché adesso con Sebastian. È bello questo! Con Sebastian lo cambio spesso il letto, perché magari lo metto. Prima, in letto. Diciamo, con 3-4 mesi lo tenevamo. Cioè, ma l'altro giorno leggevo, poi non so se siano le cose che dicono, che gli inglesi lo cambiano 2 volte l'anno. Che schifo! Cioè, almeno 3-4. Ma hai detto prima, adesso lo cambiamo spesso, come se prima vivessimo tra il marciume e le zecche che ci saltavano in testa. No, però se prima lo cambiavo una volta ogni 10 giorni, adesso lo cambio una volta a settimana. Sì, anche meno, amore. Una sempre, volta a 5 sempre, giorni. Sono sempre lì che cambio. Soprattutto quello basso. Comunque, questo è un regalo. L'ultimo, abbiamo finito. Ah, basta? Sì, solo ma questa poca roba abbiamo comprato. Di aver preso 1 miliardo di euro. Ma davvero, 3 sacchi solo per questa poca roba? Sì, ma sei sicuro? Prego, amore. Questo belli. Voglio far vedere io. Io. Far vedere. Questo, ragazze, è un copripiumino delle LOL. Che io non conosco, sinceramente. E le bambine ci impazziscono, quindi questo è un regalo per Carlottina. Sì, e non vi possiamo dire il prezzo, perché è un regalino per l'amichetta di Siki. Niente, ragazzi, io poi dovremmo anche andare, tornare all'IKEA a comprare un nuovo sgabello. Questo qua è molto carino, guardate. Bellissimo. Che bello davanti, così. Che le LOL, ragazze, ma c'è, cioè, chi ha bambine così, c'è proprio una mania, penso, perché... Penso di sì, infatti anche Desi e Stella ci andavano pazzi. Ah, anche qui in Spagna, per le LOL? Beh, penso che questo l'avevi comprato qua in Spagna, Gigi. Sapete, ragazze, quando dite una cosa, ma cos'è che hai lasciato, che c'è una cosa? Qua. Ah, sì, quando qua. Dici una cosa, mentre la dici ti rendi conto di ho quanto sia stupida. Ho detto una stupidata. Sì, tipo quando ti ho chiesto di sposarmi. Tutte queste... Cioè, nel senso, oppure quando pensi una cosa e poi la dici. Comunque, amore, sto spaccando lo sgabello. Niente, questa haul in coppia, prima e ultima, è terminata. Come ultima? Votate qui sotto. No, amore, non è uno scherzo, giuro. Sono caduto. Ci sono, sto bene, ragazzi. Sono spaccato. Domani vai ad IKEA. È terminata, fatemi sapere sotto cosa ne pensate. Amore, termina, perché ci interessa cosa ne pensano, ma non vorrei morire. Bacio, ciao. Vai, canti. L'ho spaccato. Mi hai scagliato per terra con la violenza di 100 marocchini. Ma l'hai spaccato! Ciao, ragazzi.